Buonasera, sono Umberto Gobbi, responsabile di un movimento non politico che si chiama Siamo Tutti Qui Tagliati, ovvero NVBB, che assieme ad altri movimenti non politici e non sindacali hanno organizzato e hanno messo in piedi questo evento che inizierà l'8 dicembre sera alle ore 22. È un evento che è nato, è stato creato per dire a questa politica che non ce la facciamo più, per dire a questa politica che è ora di finirla, per dire a questa politica che deve dimettersi e lasciare questo paese. Lasciare questo paese lasciando tutto quello che hanno portato via fino adesso, perché fino adesso ci hanno derubato, completamente derubato. Sono responsabili questi signori sia del dissesto economico che abbiamo e sia delle difficoltà giornaliere che hanno tutte le persone, ma soprattutto sono responsabili di 3.800 morti, no? Persone che sono morte per colpa di questo potere economico, persone che si sono suicidate perché purtroppo non ce la facevano arrivare alla fine del mese, perché purtroppo questo sistema li ha costretti a fare questo, e il nostro movimento è nato perché questo non succeda più, per dire basta a questa situazione, per dire basta a questa politica corrotta e per garantire la possibilità di un futuro alle nuove generazioni, per dire alle nuove generazioni non permettete più a nessuno di gestire il vostro futuro, lo dovete gestire voi, non dovete più permettere a nessuno di questi signori, se si possono chiamare signori, di fare i cazzi loro con la vostra vita. La vostra vita ha un diritto, è un diritto imprescindibile e non deve essere gestito da chi che sia. Dovete essere voi i gestori e i responsabili. Mi ricordo soprattutto i giovani che fino ad oggi sembrano abbastanza non assenti, ma indifferenti. Svegliatevi ragazzi, svegliatevi, partecipate, perché stiamo parlando di voi. Noi siamo ormai arrivati a un percorso che è quasi la fine, parlo perlomeno per me che ho quasi 60 anni, ma io scendo in piazza anche per voi, io scendo in piazza a dire basta, perché voglio garantire un futuro a voi, perché voglio dire a voi giovani, prendetevi, riprendetevi il vostro spazio, la vostra vita, che vi hanno tolto. Vi hanno tolto da quando siete nati, perché come siete nati vi hanno dato un codice fiscale o un debito. Un debito che voi non dovete pagare perché non l'avete creato voi, ve lo siete trovati addosso. Ed è ora di finire che voi si rispondete di questo debito, del debito che hanno creato gli altri, e dovete pagarlo voi. Assolutamente non dovete permettere più a nessuno di fare questo. Ribellatevi. Perfetto, allora diciamo tutti che al 9 dicembre in quante piazze italiane più o meno? Guarda, noi pensiamo, stiamo facendo una sensibilizzazione abbastanza capillare e pensiamo che almeno in 200 città, almeno, ci saranno dei presidi, ma il nostro compito è quello di divulgare e far sì che la gente si aggreghi. Vogliamo delle aggregazioni spontanee, vogliamo che la gente scenda in piazza con noi, quando vedrà dei presidi si chieda perché sono lì e soprattutto capisca che siamo lì anche per loro, non solo per noi, e quindi che si aggreghi, che cominci a partecipare in qualsiasi maniera che può fare, sia con un apporto fisico sia con un apporto morale. Dico anche ai commercianti che hanno problemi di attività e quindi possono rischiare, almeno di mettere fuori un segnale. C'è chi mi ha detto che vorrebbe chiudere e mettere sulla Claire siamo fermi perché il 9 dicembre è l'inizio della fine. Questo è un messaggio importante ed è un messaggio che dovrebbe funzionare e dovrebbe andare in tutte le direzioni, anche in quelle famiglie che magari non possono partecipare. Sarebbe sufficiente che metterebbero fuori un manifesto con scritto 9 dicembre o l'inizio della fine, perché questa classe politica deve capire che è finita, per loro è finita, devono andare via, punto. Grazie mille. Prego. Farewell.